Questo è il centro vaccinale di Vibo Valentia. Da centri come questi si parte per combattere il Covid. Peccato solo che qui si rischia di prenderlo il Covid, perché decine di persone stanno in fila, anche per qualche ora, senza distanziamento. Ci sono poi contraddizioni di fondo che fanno capire che qualcosa non funziona come dovrebbe. In fila, infatti, c'è chi deve fare la seconda dose, ma c'è anche chi deve fare la prima. La piattaforma, infatti, dava la possibilità ai soggetti fragili, che non possono sottoporsi ad AstraZeneca, di prenotarsi. Ma arrivati qui, anzi arrivati prima allo Iazzolino e poi dirottati al Pala Valentia senza alcun preavviso, dopo qualche ora di fila si scopre che i vaccini Pfizer non ci sono per chi deve effettuare la prima dose, ma solo per il richiamo, nonostante la piattaforma abbia permesso la prenotazione. Ore di fila che servono dunque solo perché all'interno il personale permette di prenotarsi nuovamente per la prima dose, ma il tutto slitta di almeno 15 giorni. Ed anche qui però non mancano le situazioni paradossali. Ad alcune persone, alle quali in un altro centro vaccinale è stato deciso di non effettuare AstraZeneca a causa di alcune patologie che hanno comportato la collocazione fra i soggetti fragili anche in piattaforma, è stata negata la nuova prenotazione per effettuare Pfizer ed era stata concessa solo la vaccinazione con AstraZeneca. Dunque lo stesso paziente che in altri centri vaccinali è stato classificato in un modo, qui viene considerato diversamente. Ma i disagi ci sono per tutti, prima e seconda dose. Il personale della protezione civile fa di tutto per dare delle risposte, ma i cittadini sono stanchi. Ci è stato detto che anche per noi soggetti fragili il Pfizer e il Moderna non c'è, vale a dire che anche i soggetti fragili, seppure sconsigliato, devono fare l'AstraZeneca. Oppure fare la fila e prenotare un altro appuntamento. Per potersi prenotare, avendo la mia età, 61 anni, devi essere un soggetto fragile certificato. E tutti sanno, loro più di noi, che per i soggetti fragili si può fare soltanto Moderna o Pfizer. Quindi perché far fare la fila a delle persone sapendo che poi non li puoi vaccinare? Questa è la domanda. Devo fare il richiamo del Pfizer. Era stato prenotato? Ero stato già prenotato per ieri. Alle 16 mi sono presentato qua alle 2 e non mi hanno mandato indietro perché non c'erano vaccini. Poi mi hanno dato il numero per venire oggi, 62 oggi. Stamattina sono venuto qua alle 9:30, 10:15 e mi hanno dato questo numero. Hanno iniziato adesso, hanno chiamato i primi 30. E adesso sono le 2 pomeriggio. Alle 14 vengo mezz'ora prima, mi rimandano alle 7:30 di sera. Cioè, è la stessa cosa. È pazzesco, malato. E a me pure. Malato. Come ci hanno detto di venire alle 2 che ci avrebbero sbrigato per prima, invece così non è. Ci hanno detto stasera intorno alle 7:00, 7:30. Cioè non ho neanche mangiato io praticamente. E noi veniamo dalla Lamezia pure. Cioè, io vengo da Vibona, Vibo Marina, insomma. Sì, io vengo pure da ieri mattina, sono venuto e non c'era niente. Sono venuto questa mattina dalle 7 fino alle 9:30, mi hanno fatto andare via, adesso mi hanno dato un numero 242, non so quando è che ci brighiamo a farlo. Speriamo che lo facciano almeno.